Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube. Ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni, almeno per tutta la settimana, dalle ore 17 in poi. Poi settimana prossima vediamo, vediamo, vediamo. Allora, prima cosa devo aprire il cuore, che ovviamente non l'ho aperto. Comunque sta cazzata, io mi sto addormentando. Che è sta storia? Mi sto addormentando. Beh, non lo so, non lo so. Uno non può mangiare una mela e una pera, che subito. È subito. Ok, così l'ho tolta la musica. Se è quello il problema. Meglio i Mars, sì, è meglio i Mars. Su quello non ci sono assolutamente dubbi, su quello, però. Però si è costretti a fare determinate scelte in base alle scelte delle scelte delle scelte. Posso giocare, papà. Ah, no, non farmi male, fatevi sotto. Ora si va sul serio. Chiamatevi Terror Billy, sono il mio editore. Ah, via di mezzo, ora si va sul serio? Ah, provo È a fare un'agonia sognare così e svegliarsi nella realtà. Sei ancora vivo, fortunato bastardo! Ah, sei davvero un tipo tosto, porca puttana! Ehi, bello! Prendi! Wyatt, bravo ragazzo. Ci vediamo dall'altra parte. Il generale del Zed è più vicino che mai adesso. Se eliminiamo il generale, decapitiamo la macchina bellica Crocker. Oh, è lui, non è vero! È lui! Aiutami a scegliere quello che desideri che io dissezioni. Pensavo di aver visto tutto, ma non conoscevo la vera crudeltà. Finora. Auf Wiedersehen. Bene, tu e io, Blaskovic, ora ce ne andiamo da questo portaccio. Credo di vedere qualcuno. Si chiama Anya. Si prende molta cura di me. Il 1960. Gli Stati Uniti si sono arresi 12 anni fa quando i nazisti hanno bombardato la nazione. Su un treno per Berlino. Proprio dei miei tratti ariani. I ribelli della Resistenza, dove sono? BJ Blazkowicz. Caroline, sei viva? Se questa merda tu la chiami vivere, credono che la guerra sia finita. Che siamo deboli, sconfitti, che ci manchi il coraggio di ribellarci. Come sempre. Si sbaglia, di grosso. Seth Roth, secondo i registri ufficiali, è stato imprigionato in un campo di lavori forzati. Seth Roth? Non sono ancora sicuro. Che cosa sai su Seth Roth? Sei uno da Sickle, la fonte della tecnologia nazista. Sono qui per salvarti. Spero che troverai quello che cerchi, amico mio. Il mio nome è Bombato. William J. Blazkowicz, fai attenzione. Mi sono lasciato in campo. Non notate quanto cazzo dura? L'audio lo sentite bene? Oh, sono felice anch'io, Max! A Max non piace la violenza e non vuole che qualcuno si faccia male. La Fiat è un'antica società mistica. Inventiamo cose. La tecnologia sviluppata dagli Dathikad secoli avanti rispetto ad altri. È tornato a Berlino, Blazkowicz. Credo che la sua amica Frau Henkel guidi l'attacco. Dezet deve averla promossa per il suo ruolo al campo di lavoro. Ehi, capitano! Ha rubato il martello di Eva, il sottomarino più potente dell'intera dannata flotta nazista! Entra nella base più in fretta che puoi. Cancellare Dezet per sempre. Dezet, avrei dovuto ucciderlo tempo fa. Ti scozzerò in piedi. Capitano, siamo in posizione. Il cannone nucleare è armato. Permesso di sparare? Spara.
Costa del Baltico, 1961. William! William! Blaskovic! Cercati dappertutto! Blaskovic! Stasera tuo padre non torna a casa. È andato a Dallas per lavoro. Oh, figlio mio, ti ha fatto davvero male. Riposa e guarisci. C'è della zuppa e del porridge. Dimmi, cosa preferisci? Coraggio, capitano. Scegli per me. Un secondo. Sto cercando di capire. Uno perché mi sei testardo, capitano Blaskovic. È un pregio. Ah, devo il scegliere mio dire è due. La pazienza. È quasi infinita. Mi chiedo quale dei due prevarrà, la tua testardaggine o la mia pazienza. Ma è semplice. Devi solo guardare. Allora, abbiamo detto l'audio è troppo alto, quindi andiamo a abbassare un attimo l'audio. Esageriamo. In una direzione per me. Ok. Attendo la tua scelta. Ciao Vega. Devo scegliere per forza. Coraggio, capitano. Scegli per me. Questo di qua non lo posso uccidere, però. Quindi vediamo se non sei testardo, capitano Blaskovic. È un pregio. Il mio è la pazienza. È quasi infinita. Mi chiedo quale dei due prevarrà, la tua testardaggine o la mia pazienza. Sempre alto l'audio. Devi solo guardare in una direzione per me. Attendo la tua scelta. Quindi dobbiamo scegliere per forza, ragazzi. Ora scegliamo. Coraggio, capitano. Scegli per me. Vabbè, scegliamo, sacrifichiamo a sto tipo, dai. Uno si chiama Fergus, un altro si chiama Yuat, quindi sei testardo, salviamo capitano. Fergus. Ania, che succede? Lo vedo! Caroline, di qua! William, oh razza di stupido! Pensavi che ti avremmo lasciato qui? Gesù Cristo, gli escono le fattute a budella! Premi sulla ferita, usa le mani! Non va bene. Portatelo sull'elicottero! Piano, piano. Uno, due. Sono fortunato. Ho portato a termine ciò per cui sono nato. Le persone che mi vogliono bene. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Bombate, siamo fuori. Fuoco. Sì, signora. Ma più veloce, sta perdendo molto sangue. Jesus! Un calore insopportabile. Asciugamano! Il cielo è in fiamme. Ti prego, non morire. Caroline, sta morendo! Sta diventando blu! Papà, serve una barella. Sta diventando perché... blu, che vuol dire? Si avvicina ancora. Grida il mio nome. Blaskovic. Vieni, vecchia mia. Scusa se t'ho fatto Blaskovic. Attendere. Romella, hai vinto voi. Sei malani, Kotov. Vediamo il prossimo video se si vede, ma anche questo lascia si vedeva però. Lascia che ti mostri una cosa, Billy. Non si vede il video. Mio padre mi disse che se avessi avuto un figlio avrei dovuto dargli questo. È un anello di fidanzamento. Che palle però, alla nostra famiglia, da molte generazioni. Riesci a immaginarlo, Billy? È ciò che chiamano un cimelio. Quando incontrerai una persona speciale, donale questo anello. Ha un valore inestimabile. Che poi non ha, sa perché non si vede sto video? Non dire a tuo padre dell'anello, o te lo porterà via. Non ne sai niente, lo sai come è fatto. Sofia! Madre, sono perdonato. Ho vissuto rettamente. Abbastanza da guadagnarmi il paradiso. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Oh no, madre. Sto andando all'inferno. Tira, tira, bombate!
Ah, devo asportare gran parte dell'intestino. Fai tutto il necessario, Seth. Resta con noi, Blazkowicz. Resisti e ti prometto che andrà tutto bene. Kinderlach, portate chiunque possa donare del sangue. Sentite, tu e anche tu. Radunate tutti e mettetevi in fila qui all'infermeria. Datevi una mossa, cazzo. Accidenti. Mi serve luce. Nasconditi, non fiatare, sta arrivando. Sofia, è qui. Trascina del bambino, praticamente. Non merita questo, lo sai che non se lo merita. Non dire stronza, te l'ho visto con lei. È solo un ragazzo, non ha colpe. Lei gli piace. È abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra. Non ti lascerò fare del male a mio figlio, non più. Non puoi immaginare la mia sofferenza. Sofia, tutti i giorni a farmi il culo, a farmi umiliare per mandare avanti la baracca e vedere i risparmi che se ne vanno. Li ho visti insieme, Sofia, a sbaciucchiarsi sotto il pioppo. Non può andare avanti così. Ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra. Rip, non possiamo vivere così. Cucino, pulisco, vado alle stalle e al campo. Non sei il solo a lavorare, Rip. Avresti dovuto chiudere bottega quando mio padre ti disse di farlo. Ci stiamo indebitando, siamo indietro di 3 mesi con le bollette. Hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre. Ah, ecco che non si vede. Stai giocando con il fuoco, Sofia. Le bollette. Che credi di essere? Non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così. Non sei più l'uomo che ho sposato. Ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia. E Dio mi aiuti, non ti lascerò fare del male a mio figlio. Chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io. Chi credete di essere, dannati ebrei? Pensate di avere una risposta per tutto, ebrea saccente del cazzo? Ti ho sposata per i soldi di tuo padre, ma sei solo una palla al piede. Sempre a ficcare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi. Se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta, lo farò io. Stai lontano! No, il video che non si vede. Non so perché, ma voglio andare avanti per vedere se si vede dopo. Mi fai venire il volto a stomaco. Ecco perché io qua non, cioè, mi escono addirittura le cose che torna posso qui. Ma non ora vedo. Sei debole. Ti prenderanno di mira. Ti distruggerà. Ora sei fottuto, ragazzo. Cioè, non si può giocare allora. Respira piano, Blazkowicz. Rimettiti in sesto. Cioè, che senso c'ha? Stanno accadendo grandi cose. Il vento sta cambiando. Il circolo Kreisau è risorto. Avrò bisogno di te a mio fianco quando faremo la nostra mossa. Quindi non era un video. Li senti, calci? Bessie, è ora di cena! Brava! Bessie, sì, vieni qui! Brava! Non vai da nessuna parte, frigna pure quanto vuoi. Nella vita dovrai prendere decisioni difficili. Sì, ma pure questo non si vede, non ha senso. Ma perché non si vede? Che senso c'ha? Cioè, a meno di così, come cazzo devo mettere? Non credo che sia un problema di grafica.
volte dovrei essere veramente. Ma tu l'hai giocato col game, su Game Pass, sì, Dio, John? Vieni ucciso, i vecchi e i deboli sono spacciati. Tutti quegli scarafaggi, quei malintenzionati buoni a nulla, che fanno di tutto per derubare gli onesti uomini bianchi. Sta a noi ripulire il mondo da quella feccia. Sta a te! Quindi non è il Game Pass il problema. Così. Ora. Spara! Spara! Ricorda, tesoro mio, finirà al meglio di come ha avuto inizio. L'altro ho sparato io, ho cliccato io. Un poco razzista il padre comunque, sì. Effettivamente, sì, giusto un pelo. Sottolineo, razzista catturato. 25 giugno 1961. Chi è quello? Sono io. Sono io. Speriamo che si vede, John. I vecchi e i deboli sono spacciati. Ah, siamo sulla sede rotella. Oh, sei tu. Prendi. Ti stanno cercando. A me. Oh, merda. Arrivano. Ah, perché sono figli di una brea, probabilmente. Nazista, questo ora è il nostro sottomarino. Non lo riavrai. Ok, questo mi ricarica. Sto cercando di usare il mouse, va bene, ma non capisco. Resisti, Anya, sto arrivando. C'è saltello pure. Cioè posso pure bagnoffare, come vedete. Sei andato. Energia. Non interessa. Combatti i nazisti dove sei. Il primo sottolineo prima di barriere architettoniche. Non è che non c'ha le barriere architettoniche, già ce l'ha qua. Solo che io posso saltare praticamente. Senza se mi spiego. Ma sta cassa si può rompere. Ah. Ok, solo l'ascensore possiamo prendere. Sì, qua se non ci fosse stato l'ascensore saremmo stati nella merda. Ma qua non può. Oh! Ma che è che se ne va la luce? Blaskovic siamo noi, eh. Le microonde ti ridurranno in poltiglia e tu non vuoi diventare poltiglia, vero? Lo dovevo ascoltare, vero?
Blaskovich, stop! Non muovere un muscolo finché non te lo dico io, capito? Capito? Non va bene, a sto giro ti ascolto. Le onde ti ridurranno in poltiglia e tu non vuoi diventare poltiglia, vero Simpson? Ok, aspetta. Ma l'audio è ancora troppo alto per voi? Va bene. Ma tanto il pavimento è bagnato, significa che il sistema funziona. Vieni. Presto, presto, presto. Ah, ci siamo. Uno, due, tre. Auf Wiedersehen, fece nazista. Blaskovich, sono felice di facile vederti così. Sveglio, ma Ania, non dovevi alzarti dove dal letto. Trova? L'ultima volta che l'ho vista era con Caroline a difendere l'ascensore della torretta. Dimmi come raggiungerla, Seth. Ingle, sei stato a letto per 5 mesi. Il tuo corpo non funziona. Ti rendi conto? Hai i reni distrutti, ma magari hai difficoltà a urinare, a usare il tuo schmeck e a fare molte altre non cose. Non c'è tempo, dimmi solo. Frau Engel, ti sta cercando, ha mosso Marie Monti e ora è riuscita a trovarti. I nazisti sono entrati nel sottomarino. Molti feriti, molti morti. Io sono idioti segreto dagli altri. Devo andare. No, Arminis Kanchaininka, ho detto di no. Seth, dimmi come arrivare all'ascensore della torretta. Tu sei un Oksh, testardo come un Oksh. D'accordo. Dunque, c'è una marea di nazisti tra noi e l'ascensore della torretta, ma ho messo diverse trappole che però non ho avuto il tempo di attivare. Tieni, guarda qua, è una mappa. Mostra la posizione delle trappole. Usale contro quei percapte fasciste. Ok. Attenzione! Cerca di non farti ammazzare, per piacere. E ora vai. Pura. Frau Engel, mi stai cercando? Le parti si sono invertite, signora. Ora sono io a cercare te. Stronzi. Ma la prendete con un disabile sulla sedia a rotelle, non lo so. Se stava giù. Caroline, ovunque tu sia, fai ciò che devi per tenere tutti in vita finché non arrivo. No, scendo. Voglio mettere il tasso da lì. Ma qua mi dava qualcosa da prendere, no? Quelle trappole ho attivato? Quelle là sotto, giusto? Quindi dall'altro lato a che serviva? Volevo andare a vedere. Ma niente, perché non potevo fare niente qua. Sopra, quindi visto che le scale non le posso prendere. Ah,
questa sedia non mi fa muovere per bene. Qua? Perfetto. Ragazzi, l'ombra della ventola, non c'è senso. Quindi premuto per esaminare. Come sembra il caso, invece prendere cose qua. Ora sa qua non possiamo andare. Ok, oh. Quindi ci buttiamo giù. Perfetto. Non c'è morto. Cappottato con la sedia, mo? Di nuovo in sella, vecchio. Ignora il dolore. Trova il modo di invertire la cinghia e vai all'ascensore della torretta. Comandi. Ma chi è che ci sta dicendo i suggerimenti? Non capito allora. Io pensavo che fosse il professore, ma in realtà no. Ok, cinghia invertita, si sale. Questa zona? Culo, dai. Ma sono tipo 10-12 guardie qua dentro. Che cazzo stanno facendo? Tutte qua. Ok, poi ce li leggiamo con calma queste cose. Questo ascensore qua non lo possiamo prendere. Cosa c'è? Ok,
Qua si dovrebbe interrompere la strada per regola, visto che se noi dobbiamo andare sul nastro del portatore, ma sembra che non si interrompe. Le granate. Ok. Andiamo qua e saremo sul nastro. Porterò la tua testa. Oh cazzo. Lascia stare il mio uomo. Oh, William, oh. Stai bene? Oh. William, ho pregato perché ti risvegliassi. Sono solo un peso. Non dire sciocchezze. Ok. In piedi ora. Sei un po' ingrassata. Seth dice che avremo dei gemelli. Oh. Ma sanno i nazisti che vi vogliono uccidere. Non ora, Kinderlack. Se sopravviverete, ci sarà tempo per spunzerai. Ora bisogna uscire sul ponte. Andiamo sul ponte. Aspetta, William. Skidmax, spara! Spara! Così si fa. Sorridi! Caroline. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Perché hai fischiatore? Non lo so, madre. Ah, non lo das sai. Das weißt du nicht? Dira, abführen zum Feuer! Questi due, portali dentro per interrogarli. Sì, madre. Non ha fatto ciò che avevamo stabilito, non hai seguito la tua dieta. Vergib mir, Mutter. Perdonami, madre, ho mangiato una fettina di torta ieri. Solo una fettina. Stupida. Anche rispetto alla tua stirpe, alla tua razza. Per deine Familie! Was werden die Leute sagen? Cosa diranno quando finirai nella struttura sanitaria a spartire tutto quella ciccia? La figlia di un generale. Che vergogna. Mostrami la guancia, ragazzo. Non meriti neanche uno schiaffo. Er ist da oben. Ma da sopra, sono certo. Alle marsch nach drinnen! Tornate dentro. Los, rein, sì, madre, dentro. Stock ihn raus, megafon. Lo faccio uscire il megafon. Vabbè. Cioè, questa è madre e figlio. Mi rivolgo al terrorista e omicida William Joseph Blaskovic, conosciuto anche come Terror Billy. Sono intenzionata a risparmiare le vite dei tuoi compagni d'equipaggio, se ti arrendi! Lascia le porte aperte! Vieni qui da solo!
Pare che io sia stato chiamato. Non andarvi. Ma hanno preso i nostri amici. Hai intrappolato il sottomarino. Cosa possiamo fare? Hai ragione. Devi trovare il modo di liberarlo una volta che sarai là sopra. Non posso perderti. Sei debole, William. Non puoi combattere. Troverò un modo. Ah, allora, tutto tranquillo. Tessa! Halt! È lui, fermo. Halt! Non è che vuoi investirci con la tua sedia a rotelle? Mirai! Da ist er ja. Eccolo. Gut. Bene. Pronta mit der Rüstung. Ora devi chiedere l'armatura. Non provare a toccarmi. Chiudi la bocca. Ma guarda un po', il grande capo che striscia nella sporcizia. Blaskovic, sei sveglio. Ciò che resta di me, sono qui per voi. Come va, Caroline? Non so come abbia fatto. Devo aver sbagliato qualcosa ed è riuscita a trovarci. Ho rovinato tutto. Bomba. Ti credi un eroe, William Joseph Blaskovic? Io sono un eroe. Tirati su uno storpio! Storpio vicino a me. Lasciamelo dire. Non lo sei. Sei solo il beniamino della sporca feccia dei bassifondi, degli schifosi scarti della società che marciscono nei ghetti. Ma quando ti vedranno, cambieranno idea. Ti trasmetterò in mondo visione. Guardate! E questo è questo l'aspetto di un eroe. Uno storpio, un relitto umano che piscia in un tubo. Ma è comodo. Tutti secondo me, che sei un inutile scherzo della natura. Lasciatelo. Ma quell'ascia non mi piace. Non so perché, ma non mi piace. Sollevala per il colletto. Piega la testa. Non dire idiozie. No. La resistenza non si piega. Ecco. Madre. Sigrun, silenzio, sto lavorando. Pensavo che li avresti liberati. È quello che sto facendo. Sto liberando il suo corpo dalla testa. Ma avevi detto. E tu avevi detto che avresti fatto ginnastica e che avresti rinunciato agli zuccheri. Ma cosa hanno fatto? Cosa hanno trovato i miei uomini nella tua stanza? Cioccolato, biscotto, bibite e caramelle. Per non parlare delle schifezze che hai scritto sul tuo diario. Vuoi liberarla? Va bene. Prendi. Forza, libera il suo corpo di questa testa. Fallo o per Dio te ne pentirai amaramente. Fallo. Non farlo, ragazza. Non posso, madre. Ora. No, non ce la faccio. Però ce la fa a riempire un diario di frasi perverse e parole tradizionali. Persino in inglese. Pagine partorite dalla tua mente degenerata. Mentre il tuo corpo si riempie di grasso come quello di un tricheco. Non vedi in che posizione mi hai messo? È la legge che mi obbliga a denunciarti. Non avevo il diritto di leggerla. Capo del circolo Kreiser. Non si alza manco questo, no? Il genio criminale. Non arrenderti mai, Blaskovic. Non darla vinta a questa gente. O forse no. Porca puttana, vi ammazzo tutti! Penso che
Cristo santo! Sei solo... Vi ammazzo! Un'altra spada! Ah, niente male! Übermachtenmeister! Guarda un po'! Com'è strana la vita! Un attimo fa era qui e ora se n'è andata. Che dici, questi occhi hanno mai incontrato l'amore? Bacio, bacio, bacio! Vuoi un bacino anche tu? Come dici nel tuo diario? Sulle guanciotte paffute. Sulle tue guanciotte paffute. Oppure qui sotto. Oh cazzo. Ma scusa, ma se gli do uno schiaffo a terra, non costringermi a scegliere tra te e i miei ideali. Finirebbe male per te. Oh cazzo. Portatelo qui. Un altro tuo vecchio amico. Ti ammazzo. Ma questo è quello che abbiamo salvato. Sì, vabbù. La strage ha fatto questo. Con un braccio mentre rotolava. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Cazzo. Aiutatemi. Ah, voglio aiutare il tipo. È il mio diario, non il tuo. Ma non si è incazzata! Ah, mo sì, cazzo, possiamo saltellare. Grandissimi. Come va, Blasco? Io ho avuto giorni migliori, ma l'emorragia si è fermata. Così si è fermata l'emorragia? Per non farti saltare le cervella, parla lentamente. Sono un po' disorientato dall'emorragia. Posso aiutarvi? Posso fornirvi informazioni? Segreti militari? Sì, sì, portiamola con noi questo. Come liberare il vostro sottomarino? Ci sono delle persone di salvataggio da quella parte. Conosco i codici per aprirle. Frena, frena, frena. Come liberiamo il sottomarino? Quella porta conduce ai controlli. Caroline. Tracci elettromagnetici. Da lì potete disattivarli e liberare il sottomarino. Quindi la puoi aprire? Sì. Ma già sei pure okay, fasciato, Blasco. John. Che è già fermato tutto. Ma poi subito dopo averlo tagliato ha preso la pistola e ha ucciso 5 di loro. Zitta ragazzina. Fergus, non si può che provare rispetto per uno che perde un braccio e va avanti come se niente fosse. Ecco. Trova l'attrezzo per aprire il portello. Eccolo qua. Si possono fare un sacco di cose con un'ascia. È un nazista. Posso fare l'uccisione istantanea. Perfetto. Perfetto. Mi senti? Prima di andartene proteggi la nostra gente mentre mi occupo di questa cosa. Ma Carola non è quella morta? Che
Vado qui per selezionare le armi. Ah, ok. Segnale rilevato. Vabbè. Come ci hanno insegnato all'addestramento, bisogna far fuori prima i comandanti. Ah, General Eng... Comandante! Hallo! Comandante Mannheimer! Codice Enigma! Ce lo siamo lo spazio sotto, sali uno. Ah, ragazzi, ma lo start non fa per me, cioè, ma vi aspettate che io non faccio saltare gli allarmi, cioè al minimo saltano tutti a me, ma minimo. Non so dove cazzo sei uscito. Ah, quindi basta uccidere tipo il capo e finisce l'allarme. Sono dei problemi, vede da scatti, io penso di no, però chiedo. Che ho fatto, ho potenziato quest'arma? Ok, ora posso pure mirare. Odin, sistema di sicurezza automatico. Per distruggere il serbatoio, mi lascia il serbatoio. Vediamo di qua. C'è una cassa strana. Non la posso prendere. Ah, sono le granate queste. Almeno sembra. Ho trovato un'altra uscita. Attenzione, la persona di sicurezza controllare immediatamente. Nel buio. Culo. Interessante, no? Sotto di me stanno, si bastardo. Ma vaffanculo, mica l'avevo visto questa cosa.
sto soffrendo. Mi presti le tue ali? Ma parla con quella morta, quindi. Quindi ha problemi vistosi. Ok, dove devo andare? Lo sento camminare sopra. Dove devo andare, mo qua? Siamo qua, raggiungi i controlli. I controlli dove sono? Corazza. Al centro. Qua dentro. Ci siamo, ecco i controlli. Ovviamente c'è la corrente. Vedo la scossa. No. Abbiamo creato un tipo su una sedia a rotelle, tra l'altro. Giralo sul fianco, bombate! Sul fianco! Okay, fai così, su e giù. Ce l'ha fatta! Ok, presto! Dobbiamo immergerci subito! Splendido, Blaskovic! È andata bene, Ingrid. È andata bene. Caroline, ho rilasciato il martello di Eva e sto tornando dai nostri. Odio chiedertelo, ma resterai da queste parti. Così potrò tenere le tue ali ancora un po'. Che parla con l'armatura, praticamente. Oh, cazzo. Oh, amico. Com'era G? No, perché non me la lancia? Ma scusa. Come faccio a selezionare le granate? Perché non me le prende più? Nera J. Ah, F. Perché prima J? Ah, spara raggi laser. Dove cazzo sto sparando? Ah, questo lo posso, ovvero che questo era quello pesante, non lo posso portare sempre dietro. Solo l'esplosione fa e diventa tutto lo schermo nero. Finito? Devo ricaricare questo affare da qualche parte. Ancora.
Ma questo non esce più. Boh, vabbè. Importante a crederci. Poi me la devo guardare, Johnny. Perché quando sono le esplosioni... Perché mo ho messo proprio tutto a minimo, pensando che fosse quello il problema. In realtà non è quello il problema di quel video. Era qualche bug o qualcosa di strano. Ah, questo serve per ricaricare quest'arma. Sono veramente troppo lento. Dove devo andare? Che ha lanciato allora? Ma questo è dotazzo. Energia. Casse con i bordi gialli e le apre con laser. Queste tipo. Ah, da sotto. Oh. Meno male che è rimasto solo l'ebete. Ho visto un... Ok, lascia preso. Funzioni, armi. Mi sa che devo aumentare pure un po' la difficoltà, effettivamente è un po' troppo semplice per il momento. Sì, no, ho notato questo. Come per esempio i colpi di questo non lo posso, non li posso subire tanto. Fino a li subisco è la fine del mondo. Dove è andato? L'unica cosa che non mi piace è che vado lento con questa cosa in mano. Quindi mi voglio proprio di buttarlo. Ma qua da dove eravamo venuti? Ok. È esagerato oppure no, forse uno si dovrebbe risparmiare, non dare novità di dirci. No, ma in realtà perché, ripeto, non mi piace per il fatto che è lento, quindi cerco di consumarlo il prima possibile e togliamo la pesca. Sì,
Sì, ma il personaggio è proprio lento, Johnny, mi scoccio. Potrebbe annioppare tutto il tempo, in realtà. Forse vado meglio. Ma questi sono i nostri. Ah, noi siamo qua. Blasco, è ora di levarci dal cazzo. Speriamo. Sta tipo comunque rimasto ancora qua a terra senza testa. Presto, dobbiamo andare. Aspetta, ammazzo. Entra nella capsula. Via. Un secondo. Andiamo. Perché gliela vorrei attaccare? No, è solo che l'ha schiacciata quello. Si poteva pure fare. L'ha portata indietro comunque. Giusto per far vedere a tutti che mica poteva vederla solo lui. Merda, fa male! Non agitarti, vuoi qualcosa per il dolore? No, vai, vai pure avanti. Ascoltate, Caroline aveva un piano. Sì. La liberazione degli Stati Uniti d'America. Caroline voleva liberarli e usarli come base per salvare il resto del pianeta. Che cazzo, il cazzo di mondo è quello che faremo per Caroline. Porca puttana, Max, sta un po' fermo. Perché c'è una nazista a bordo? Perché se non fosse stato per questa nazista, saremmo tutti morti. Siamo in debito, non possiamo ucciderla. A meno che non ci freghi. Vuoi forse fregarci? No, signore. E non sono una nazista. Non più. Bene. Ora, Caroline aveva un contatto radio con una cellula di resistenza americana a New York. L'unico modo di procedere con il suo piano è allearci con questi gruppi di resistenza americani in modo da... Ma perché Mo lo deve spiegare mentre sta facendo bombe di operazione? E adesso si può sapere che cazzo sta succedendo? Brecce nello scafo. Ci sono diverse brecce. Frau Engel di merda. Come cazzo fa a sapere dove siamo? Forza, parla pure. Qualcuno all'interno del sottomarino trasmette la vostra posizione. Che bella notizia del cazzo. L'Auschmetz ha ricevuto diversi messaggi da qualcuno del sottomarino. Così vi abbiamo trovato. Che cazzo è? Sezione F. Che cosa? Ok, ok. Diamo un'occhiata, ecco qui. Sezione F. Non esiste la sezione F. Le mappe sono imprecise, abbiamo cercato, non c'è una porta. E se ci fosse? Se qualcuno fosse nascosto lì dentro a trasmettere quel segnale? Date un'occhiata. Io devo stendermi un momento. Kinderlach, vieni. Deve essere qui, sposta gli armadietti. Cosa vedi? È saldata dall'altra parte. Ingle! Guarda, questo è per te. Fergus mi ha dato lo spunto per migliorarla, ci ho lavorato un po' su. Grazie, ne sentivo la mancanza. Torno ad aprire quando avrai finito, roccia. William, devi trovare il trasmettitore e farlo tacere, o le bombe di profondità squarceranno lo scafo. Ah no, posso farlo. Devo farlo. Okay. Sarà control, ok.
Abbiamo commesso un errore. Sulla piantina, la sezione F sembra solo un piccolo locale lavanderia. L'abbiamo cercata quando abbiamo ispezionato per la prima volta il sottomarino, ma non abbiamo trovato l'entrata e con tutte le cose che avevamo da fare abbiamo lasciato perdere. Ma ora ho ricontrollato la piantina e c'è un riferimento a un documento completamente diverso, la carta tecnica della sezione F. Appena la trovo ti faccio sapere. Calmati, fratellino. Dann bist du nur komplett zurückgeblieben. Du bist gemein. Johann! Mein Gott, der Engel! Beschütze Kommandant Fischer! Ja, Bruder! Saltato? Copertura? Boom. Ma questo è troppo forte, secondo me, salvo. Infatti, troppo forte. Meglio risparmiare? No, invece no. Che faccio? Giù. William, ho trovato la carta tecnica. Serbatoio di zavorra. Deposito testate nucleari. Oh mio Dio. La sezione F corre lungo l'intero scafo del sottomarino. E visto che ci troviamo sul sottomarino più grande del mondo, è enorme. Deve servire in parte come serbatoio di zavorra principale, perché ha un volume immenso. Fai attenzione, William. Non c'è modo di sapere quanti nazisti si nascondano lì dentro. Qualcuno, sicuramente. Sali? Come risalgo sopra? Dove indica. Bam. William, quei nazisti hanno vissuto lì dentro fin da quando hai conquistato il sottomarino 5 mesi fa. Saranno affamati e disperati. Fai attenzione, tesoro. Va bene, tesoro. Mi scoccio, dai. Parliamo. Questa è la corrente lì. Perché non l'ho sentito da sinistra? Mi sono sballati. Quei nazisti hanno vissuto lì dentro fin da quando hai conquistato il sottomarino 5 mesi fa. Saranno affamati e disperati. Fai attenzione, tesoro. Madonna, liscio. Adesso vado tutti là dentro. Ma perché non esplode sto?
William, ho controllato i dettagli sul deposito della sezione F. Stando alla carta tecnica, lì dentro ci sono decine di testate nucleari. Spero solo che i nazisti non le abbiano manomesse. Abbiamo finito? C'era una nuova volante. Quindi in 5 mesi questi avevano infiltrato in un posto della nave nemmeno così piccolo e non si sono accorti nulla, fenomeno. No, perché la nave non è loro, è dei nazisti, quindi non ci hanno proprio pensato a controllare le mappe se c'erano zone nascoste. Quello è il discorso che facevano loro, sì, sono stati abbastanza stupidi. Non credo che ce la farò. Forse mi resta qualche settimana, se me lo permetterai. Sì, sì, te lo permetto, per favore. Ma non prenderci la birra, non farci la birra. Che non salta. In modo a vedere per qua. Non c'è niente, non so che forza è qua. Ich auch, Meinhard. Stinken zu müssen. Wird einem hier schlecht. Ich meine das ernst. Höllische Magenkrämpfe. Heute Morgen Blut gekotzt. Ich brauche richtiges Essen. Gott. Halt durch, mein Freund. Ich lade dich bei Kaiser in Berlin zu einem. Und dove posso salire? Qua? Solo da qua. Che non salta? Quello sta urlando, com'è che non mi hanno sentito? Com'è? Io che questo levo. La sala radio nazista. Devo trovare il modo di entrare. Una bomba? No? Siamo nel dove siamo prima. Che cavolo devo fare? Ah, ecco. Ma come al massimo? Abbiamo seminato l'Ausmerzer. Torna agli armadietti. Bombate e ti farà uscire. Dov'è l'armadietto? Dove sono gli armadietti?
Oh, stronzo. Ma smetti di solare. Sono da dietro, non li sento. Forse non ho messo audio decente. Vabbè, dai, devo avvicinare a quello. Qua sopra se c'è qualcosa di utile. Munizioni e munizioni. Cazzo, è morto brutto questo. Nico. Allora, dove cavolo devo andare? Qua. Che cazzo, l'arma è impegnata qua dentro. Ciao Tony. Ciao Tony. Allora, qua, ecco qua. C'è un'altra strada. Tra mia nipote. Allora, andiamo qua. Ah, bastava bussare. Ben fatto, Blaskovic. Vieni. Sono tutti riuniti. Un secondo. In un attimo, la vita di una persona. Tutto quello che sapeva, ciò che ha provato, la merda che ha dovuto affrontare, tutto quanto svanito in un istante. Come neve al sole. Come se non fosse mai esistito. Chissà se tu penserai. Tesoro, prenditi il tempo che ti serve, ma appena puoi vai da Seth nel suo laboratorio, così può darti un'occhiata. Sono preoccupata per te. E devo mangiare qualcosa prima di svenire. Ma già c'è tutta questa pancia, ma quanto deve passare? Scusate. Seth lo sa meglio di me. Non può guarirmi nemmeno lui. Ok, Max. Max adora i pastelli. E ti do pure per Max. Max, vabbè. Non essere triste. Lo so che Rosa è tua amica, ma è la natura. Come neve al sole, aspettare le gramma. Mi
abbiamo finito il cibo per lei. Ci è rimasto solo cibo per umano. Staremo bene qui, Caroline. Hai sempre fatto la scelta giusta. Buongiorno, capitano. Ah, sono il capitano. Mazzo, quindi la comando io. Bene. No! Che cos'è questa cosa? Non è una cosa, Shimshon, non è una cosa. È il corpo di una scimmia scoiattolo con la testa della mia adorata siamese, Shoshana. Ma che cazzo fa questo? Non ti fa niente, è bravo, sai? Ho trovato Shoshana nella stanza del reattore quando abbiamo conquistato il sottomarino. Dava la caccia ai topi. Alcuni mesi dopo stava morendo di cancro all'intestino, ma io ho trovato questa scimmietta del Belize che era quasi cerebralmente morta. Ascoltami, fammi un favore, Blaskovic, abbassa quell'ascia, mi rendi nervoso. Questo non è solo il mio animale preferito, ma è probabilmente il mio... Sì, è il traguardo scientifico più importante che abbia mai raggiunto. Sì, sei importante. Hai fame? Ecco un pesciolino. Vedi, per fare un trapianto di testa interspecie bisogna A. bypassare la colonna vertebrale, e va bene. B. armonizzare sistemi biologici totalmente incompatibili, l'apparato respiratorio e circolatorio. Ok, ho capito. Risparmiami la lezione di scienze. Ma cosa sto facendo? Sono come un vecchio cacca. Hai avuto una giornataccia, io. Mi dispiace. Vuoi qualcosa per dormire, Ingle? No. Ho solo bisogno di distrarmi. Distrazione, beh, capisco. Ognuno di noi soffre in modo diverso, ma ho una distrazione che farà proprio a caso tuo, Ingle. Ecco, giorni fa, Anya mi ha chiesto di costruire un poligono di tiro per la gente a bordo. È quasi finito, ma stavo facendo degli esperimenti con un vecchio drone tedesco quando quel fercatte ha deciso di giocare ad Adolf Hitler e ha fatto un sacco di casino. Così ho dovuto chiuderlo dentro. Ti spiacerebbe andare lì e distruggere il drone? Che sarà mai? Poi sei libero di provare il poligono di tiro. Fammi sapere se ti piace. Torna da me e dimmi cosa ne pensi quando hai fatto. Ok, darò un'occhiata. Grazie per l'aiuto, davvero. Prego. Neutralizza il drone. Ok, bello. Shimshon, ti occuperesti del drone impazzito al poligono di tiro? Devi proprio farti inseguire, eh? Kit di potenziamento armi. Vabbè, questo poi lo facciamo con calma, guarda. Non abbiamo tempo da calmizzare. Cioè lo sto facendo con questo. Fett deve fare più attenzione con i suoi esperimenti. E sussi cose? Perché mi disegna rossi? Ah, perché questo è tipo il poligono. Il tempo non scorre, però mi sembra strano. Che cosa devo fare? Ok,
ma secondo me non devo attraversarlo assolutamente. Mi sta avendo il dubbio. Non mi devo muovere da lì. Giustamente è solo un poligono. Ok. Scusa, ma perché sta questa roba sotto? Vediamo come se la cava questo vecchio. Capitano? Sì, su, trovi la sua forza. Ci sono ancora molti nazisti da uccidere. Ah, vediamo se riusciamo. Quindi, che dobbiamo fare ora? Dobbiamo andare da Torno da Sette. Cavolo era. Cavolo era la 7. Sei tornato, Simpson. Com'è il mio poligono? A merda. Ah, ottimo lavoro, Ingle. Sei il migliore. Per Blaskovic, la sua compagna Anya la stava cercando. Oh, 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 sì! Anya ha trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. La troverai nella stanza di Caroline. Ah. Herset, ha mai ascoltato i Decaper? Sì, cosa hai detto? Bon, bon, ya, ya. Il gruppo. Anya, dove cavolo sta ora? Questo? Jaya? Se prima o è la leggenda. Non sei Caroline. Obiettivo missione. Ma non lo vedo l'obiettivo missione. La devo cercare. Salve. Sono anche attraenti. Il che non guasta, vero?
No, non questo. Oggi non è di buon umore niente a morte. Come va la sua testa, signor Stubbins? Alti e bassi. È terribile ciò che è successo in casa. Mi manca. Era una brava. Abbastanza del tipo. Non come quel vecchio scozzese maleducato. Ehi! Wow! Fergus ci ha messo delle pietre? Essere gentile quando vuole. Come quando sbraita contro chi cerca di dare una mano. O quando ti insulta di fronte a tutti. Non credo che sia qua sotto la stanza di questa. Penso ha un buon motivo per farlo. Sì, è la cantina qua. Me è sempre molto gentile. Come si risale da qua? Forse Fergus ha un debole di ma non si può andare. Ma come non rispondo? Tra il fatto che se la dire e che non legge. Un angelo. Non riesco a credere che Caroline sia morta. Chi ci guida? Non ci credere. Ah, eccola qua. Oh, oh William. Riesco ancora a sentire il suo odore. Ho trovato gli appunti di Caroline sulla cellula di resistenza americana a New York. Conosco la loro posizione. Potresti cercare Fergus. Si è rimesso dall'operazione. Gli ho chiesto di portarmi della nitroglicerina dal deposito munizioni, ma non è più tornato. Vai al deposito, è vicino al poligono di tiro. Dobbiamo radunare tutti e prepararci per la prossima mossa. Siamo quasi arrivati. Quindi vicino al poligono di tiro devo andare. Che stava giù il poligono di tiro. Andiamo qua, scendiamo. Come farò a dirle che sto per raggiungerti, Caroline, e a svanire davanti ai suoi occhi? Forse lo sa già, ma fa finta di nulla, come me. Devo scendere ancora più giù, quindi. Dove cavolo stavo io? Ma veramente dobbiamo aspettare venerdì per dopo non ci accontenta lo spoiler con un interessante. No, venerdì se ne va. Perché vai di fretta? Scusa, nella volante lo devo prendere già in vita. Bene, Fergus. Come va il braccio? Ti prego, aiutami. Cosa hai fatto alla faccia? Stia tentando di uccidermi, Blasco. Ecco cosa. Cosa? Ti è mai capitato di addormentarti pacificamente per poi essere svegliato dal tuo braccio protesico che cerca di colpirti in un occhio? Cosa? Ho dovuto spegnerlo. È normale? Cosa dice Seth? Ha cominciato a blaterare di curve di apprendimento. Dice che devo imparare a fidarmi. Non lo so. Te lo dico. Non credo che lo userò per pisciare, mi capisci? Deve essere come addestrare un cane. Ti mostri debole, lui ti morde. Quel coso deve capire chi comanda. Sì, giusto. Però tu sta lì e preparati a intervenire nel caso in cui io stia per morire. Ciao. Ok. Ragazzo, cosa? Ma che bravo! Cazzo! 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 Tutto. Tutto a posto, comandante? Tu? Sì. Tutto sotto controllo. In gran forma. Riunione tra 5 minuti. Ho controllato gli appunti di Caroline. La cellula di resistenza tremo ancora, nascosta in cima allo State Building.
Seth, suppongo che l'altitudine mantenga le radiazioni a un livello tollerabile. Sicuramente. Comunque non possiamo semplicemente volare fin lì sui nostri elicotteri nazisti. Ci spareranno addosso. E se stabilissimo un contatto per dirgli che non devono temerci? Ho cercato, ma negli appunti di Caroline non c'è scritto come contattarli. Merda. Allora dovremo raggiungerli via terra. Ci presenteremo come si deve, faccia a faccia. Via terra. L'aria della città è satura di radiazioni della bomba atomica nazista. I livelli sono letali e noi non possiamo andare senza protezione. Beh, Anya, ne abbiamo questa. Questa armatura protegge perfettamente dalle radiazioni. Quindi ci pensi tu? O sei diventato troppo debole? Ho sempre voluto vedere la grande mela. Fantastico. Bombato, lo accompagni tu? Certo, tenente colonnello. E io posso essere utile? Non lo so, ragazza. Dimmelo tu. 5 gradi a babordo e poi sempre dritto. Ricevuto, biondina. Ehi, Roccia! Credo che dovrai fare attenzione ai coccodrilli. Coccodrilli? Per quanto ne so, i sotterranei di New York brulicano di coccodrilli. Non lo so. Io vengo dal Texas. Nessuno grida più, ma sento ancora l'eco del... Infatti, per esempio, la voce la sento a stento di questo. Pensiamolo ancora di più, allora. Loro voci. Se mi serva meglio, se non sentite, avvertite. Allora. L'acqua, quindi da qua non possiamo, da qua veniamo, giusto? Esci dal relitto. Come si esce dal relitto? Vuol dire che effettivamente ci sono i coccodrilli in questa. Devo sparare con la cosa. Ehi, hey, Blasco, fatti strada tra le macerie e raggiungi lo State Building. Prima arrivi, meglio è. Fergus, chiudo. Io dovessi trovare pure le mappe. Qua. Vabbè, lo vediamo con calma, tanto alla fine più o meno la dovrebbe indicare la strada e... perché non vedo nessuno eppure c'ho il segnale di... C'ho munizioni, c'ho 15 munizioni. Ma quante volte ti devo colpire? Andiamo.
Ma dai, questo era un HS palese. Che cazzo. Camminare, non li sento più, sono sopra di me, quindi attenzione. No, ma... c'è manco un salto di... faccio guardare che danno i codici Enigma. Eh sì, ma tanti comandanti li devo uccidere per forza, perché se no il segnale, l'allarme c'è sempre. Morto brutto quello, finito pure i colpi della pistola. Solo di mitraglietta. C'era qualcosa che lo uccidava. Pozzetto. Ma amore, il... l'allarme non c'è più, ma... dove l'ho ucciso il capitano? Cioè il generale? È uno di questi con la tuta? Come faccio a capire qual è il... Tutti uguali sono. Quello col cappello, ce n'è uno col cappello. Questo? No. Questo? Caschetto. Niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Sì, prima o poi, ma non è il momento. Perdere tanto attenzione. Mostravi bene. Cioè, sono salito, mosso mi sta facendo scendere. Non mi pare questo. Oh,
questo era vivo. Sono un posto di merda comunque. Ok, pure con le munizioni là al massimo. Se no la pistola non c'è niente. Però il segnale c'è ancora. Perché c'è ancora il segnale? O no? Forse non era quello. Vabbè, poco male, andiamo avanti. Ah, c'è pure il mantello, c'ho. Cazzo. Ma come sto qua? Ma... secondo me è andato a trovare il primo piano di questo edificio. Scusa, non è quello? Cioè lo vedo diverso dagli altri, no? Sì, infatti c'ho pure i codici. Giù. Te l'aspettavi, eh? Ah, i grossi hanno una bombola che esplode. Lento questo coso. Qua scendo, non devo scendere ancora di più. Ma questo va a benzina però. E qua? Devo fare esplodere? No. Posso andare qua? La risalgo e la risalgo. Andiamo di qua che non l'abbiamo visto sta zona. Avevo visto le granate, però... No, le munizioni pistole. No, qua siamo di nuovo qua.
buco, non ci buttiamo. Manca un bel pezzo allo State Building. Caroline, mi illumini la strada? Cani. Cani di merda. Non vedo un cazzo, non posso andare da qua. Andiamo dall'altro lato. Manco qua posso andare. Il treno? Ok. No, ma pure l'hai bloccato. Dove cazzo devo andare? Devo rompere qualcosa? Indietro forse? Qua non ci siamo andati. Oh, amico. Avevi ragione che c'erano i coccodrilli. Merda. Avrei dovuto dare retta a bombate. Ma perché mi è uscito una? Ecco. Questa stella. Vediamo se c'è un modo di dare energia a questo vecchio treno. Non esplode? Dare energia a questo treno, siamo dentro di là. Ok, perfetto. Ok, il treno ha energia. Devo trovare i comandi e scoprire. Niente male, devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Ecco, finisce il mondo. Non c'è niente. Ah, eccoli le comandi. Bomba.
pieni, siamo pieni. Ma perché ci siamo fermati qua? Che dove stavamo prima praticamente? Non posso continuare, no. Ah, perché devo cambiare treno da un altro treno. No, qua non posso. Ah, oh, che dall'altro treno. Come ci arrivo dall'altro lato? Mi indica là, ma come ci vado lì? Questo è dove stavamo prima, eh? Come ho fatto? Spostato del treno. Devo rispostare il treno praticamente. Ah no, quasi no. Ok, andiamo avanti. Sì, sì, puliamoci perché non siamo mai. Ora il dolore. Non sei morto. Vai avanti. William, mi senti? Se sei sulla quinta strada, lo State Building dovrebbe essere vicino. Ecco, è rimasto con il volante in mano come nel cartello. Avevano i freni in mano proprio. E proprio dovevamo morire. Secondo me abbiamo fatto quella brutta la galleria, visto tutti quei pilastri che abbiamo girato. Oh, sta lì, sono troppo lontano. Sentire i passi a sinistra. Ahia. Mamma, ricordo le tue cartoline della tua famiglia a New York. Mi sarebbe piaciuto
venire qui con te. Quindi? Volevo andare qua sopra? Ecco, mi butto giù. Come se non ci fosse un domani. Ragazzone, sei okay. Qui per mettere alla prova questo vecchio. E quindi ora che facciamo? Posso anche entrare qua dentro? L'esplosione che se ne va la luce. Ma si sente come se mi avessero strizzato le budella. Sono spacciato. Cioè, si sono manco rotte queste cose. Un CD. Un disco. Premi G per ascoltare. Sento niente. Troppo bassa la musica. Ma solo con l'accetta. Razzismo, Johnny. Cioè, proiettile con l'ascia. Io vado con laser che disintegro i tipi. Non va bene. Come ho fatto il giro, giusto? Non so che la butta a terra però ogni volta. Ora la rottura di scatola. Sì, sì, ma è comunque razzismo questo gioco. Io lo annoverei. Ah, no, lo come si dice? Annovero come razzismo. Niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Non è il momento per potenziare le armi. Te lo devo dire. Ah, ma con l'ascia non la butta a terra l'arma. Almeno questo. Quindi qua siamo a posto. Gira la ruota e compra un avocado. Come ci arrivo dall'altro lato? Saltando? È impossibile, ci arrivo saltando dall'altro lato. Ah, il doppio salto qua non c'è. Sì, no, l'importante è che non mi butta l'arma a terra. Poi me la dimentico. Solo per quello. Ma come arrivo dall'altro lato? Qua non ci posso andare. Qua non posso andare nessuna volta. Ma se posso andare da questo lato, invece vado.
Eccolo lì. Dove cazzo sono caduto? Quindi per forza, per forza saltare lì, per forza. Non vedo altre soluzioni. Trova il modo di salire in cima allo State Building e di contattare il gruppo della Resistenza. Cerca un ascensore, scale, qualsiasi cosa. Il livello di radiazioni dovrebbe essere accettabile in cima al grattacielo. La tua voce, Anya. Il suono più bello che esista. Ma l'arma? Cazzo, la butto. Codici. Oh, qui da qua. Anzi, non andarci, ci ritroviamo dopo. L'arma è a terra perché ti ha attaccato il cane. Eh sì, però non... non c'è da nessuna parte. Cioè, non mi dava l'opzione. A dopo, Pimpi. Quanto fra poco chiudiamo anche noi, voglio solo arrivare sul tetto di questa cosa. Il cane ci aveva attaccato per di qua. Qua. Dove cazzo sta? Vedi che non ci sta l'arma. Non so dove me la vede da lontano. Male, saliamo, andiamo da qua, andiamo da qua, qualcuno qua no, ma perché mi fa scendere e non salire? Ah, perché doveva l'ascensore, vero? Un coglione di questi. Okay. Perfetto. Ovvio. Che la dobbiamo fare a piedi. Ehi, veloce. E tu che cazzo saresti, uomo bianco? Stiamo calmi. Prima di tutto ci tengo a chiarire che non sono un nazista. Cosa hai detto? Sei un nazista? No, 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 non sono un nazista. Non sono un nazista, ok? Beh, se non lo sei, allora o sei un nero o sei un anormale. Non mi sembri un nero, quindi ti fingi un anormale. Ti sembra un anormale, sorella Grace? No. Aspetta, aspetta. Non sarò un anormale, ma... Ecco, l'ho detto! Un cazzo di nazista! Fanculo. Figlio di puttana! Te lo ripeto. Io non sono un fottuto nazista. Ehi! Ora Super Special ritorna coi piedi per terra adesso. O ti infilo questa granata direttamente su per il culo e mi metto a ballare mentre le tue budella schizzano a destra e a manca. Che cosa ne pensi? Interessante. Ragazzi, non ho tempo per le stronzate. Abbiamo cercato di metterci in contatto con voi. Vogliamo organizzare una rivoluzione in America. Vogliamo? Il Circolo Kreisel.
Spacey, accompagna questo figlio di puttana in casa e dagli un pasto caldo. Rimetto la spoletta. Cazzo! Ecco. Al riparo! Rilassati, amico. È difettosa. La stronza ha un bel senso dell'umorismo. Amico, mi stai schiacciando. Ti piace il chili? È la ricetta del mio vecchio. Niente cucchiaio, però. Grazie. Oh, pensavo che esplodesse. Cos'è questo? Un recinto per polli? È stato molto divertente. Recinto per... È la mia gabbia di Faraday, amico. Ti piace? Impedisce a quei maledetti super radar nazisti di trovarci. Mi sono quasi fatto uccidere da William Blaskovich. Cazzo! Ti spiace. Eri qui quando è esplosa? Sì, ero qui. Sono sopravvissuta, quasi incolume, perché ero sottoterra. Quando sono salita, mi sembrava di essere nell'inferno di Dante. Ricordo gente mutilata per le strade. Ricordo le grida spettrali che echeggiavano tra le macerie dei palazzi. Ricordo una madre e suo figlio. Il ragazzo barcollava disperato in mezzo al caos con le braccia protese in avanti. Chiamava sua madre. Ma il calore della bomba gli aveva liquefatto la pelle delle braccia che penzolava, come se avesse una maglietta più grande di due taglie. E ricordo sua madre. Strisciava verso di lui. Metà del suo corpo se n'era andata. Era senza gambe. A cosa pensi in quei momenti? Quando sai di aver perso tutto ciò che ami? A cosa pensi in momenti come quelli, eh? Merda. Mi rimarrà il segno. Mostri schifosi. Non mostri. Molto più un personaggio. Mi spiace per la tua perdita, Blaskovich. Per quel che ho conosciuto Caroline, era incredibile. Aveva le palle quadrate. Palle? Ma per quale cazzo di ragione le palle vengono utilizzate sempre come un sinonimo diretto di coraggio? Delle piccole cosette fragili che se ne stanno lì tranquille, avvolte al calduccio nel loro cavolo di lurido involucro di pelle rugosa. Cazzo! Già tutti dosti, eh? Già, la cosa positiva è che servono a creare la vita. Già, ne ho un paio in arrivo anch'io. Carino il piccoletto. È una femmina. Oh, scusami. Scusami di cosa? Che c'è, Spacey? Un cazzo di esercito di maiali che arriva dalle Merda. Scale. Ci hanno trovato. Bene, hai un piano per fuggire, Blaskovich. Anya, ci serve un'estrazione immediata. Ricevuto, William. Invio Asuna e As2 per estrazione immediata. Ok, porta la tua gente sul tetto. Io intanto distraggo i nazisti. Fratelli e sorelle, ascoltate! Ho bisogno che andiate tutti sul tetto, adesso, evacuazione! Portate l'equipaggiamento! Forza, presto, gente! Su, veloci, prendete la roba! Sicuro? Tu preoccupati di salvare la tua gente. Forza! Venite a prendermi! Fottuti bianchi maiali fascisti! Ed è più... Ok, ragazzi, penso che qua abbiano salvato, giusto? Ma noi salviamo di nuovo nel caso. Non si sa mai. Ok. Torniamo nel principale.
Allora, ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi ricordo che, come sempre, siamo in diretta tutti i giorni su Twitch, dalle ore 17 in poi, almeno per questa settimana. Quindi vi invito a seguirci anche su Twitch e venite a cazzeggiare con noi in chat, ragazzi, in chat, mentre facciamo queste dirette. Per quanto riguarda Wolfenstein, ragazzi, vi do appuntamento domani, no, perché facciamo, cioè domani no, nessuna diretta. Venerdì facciamo Empire, quindi se ne parla sabato per Wolfenstein. Quindi sabato alle ore 17 facciamo Wolfenstein. Dopo, se volete, ore 22:30 iniziamo un nuovo gioco. Come si chiamava? Morcred, giusto? Morcred. Comunque, alle 22:30 vi do appuntamento oggi. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia oggi, siete stati un botto oggi, siete stati molti oggi, quindi vi ringrazio e vi auguro la buona cena. A dopo, ragazzi.